Eccola, Nissan Micra nella versione N-Sport, grazie alla concessionaria Automatialda, la nuova prova di Terzo Garage. La Micra, che vediamo qua in figura intera, è lunga 4 metri giusti, è alta 1,46 m e ha 174 cm di larghezza. Il 1.3 cilindri comunque ha una buona progressione e anche il rumore, tutto sommato, probabilmente non dà fastidio perché la macchina è molto ben insonorizzata, quindi si percepisce, il motore si fa sentire quando lo si chiama, ma non è assolutamente rumoroso e fastidioso. L'allestimento N-Sport ha questi cerchi in lega da 17 pollici personalizzati e un aspetto decisamente più grintoso e sportivo, soprattutto nel frontale. Su questa versione ci sono sedili in misto pelle che rendono sicuramente gli interni più curati e anche sportivi, grazie a queste decorazioni sui sedili stessi bianche, queste decorazioni centrali bianche e alle cuciture sempre bianche. I materiali che compongono la plancia su questo allestimento sono anche piuttosto ricercati, come questo pseudo velluto, comunque molto morbido e anche molto bello a vedersi, sulla parte centrale. I bocchettoni dell'aria da una parte e dall'altra hanno un colore a contrasto rispetto al nero e quindi danno anche un equilibrio visivo e alleggeriscono un po' proprio l'impatto visivo dell'intero cruscotto. La frenata è pronta, progressiva, però importante. Io posso agire in modo forte sul pedale del freno, la macchina non si scompone. Leggerissimamente si impunta davanti, ma è normale per inerzia, rende però sicura la percezione della guida. Lo sterzo è abbastanza diretto, preciso. La pelle del rivestimento anche consente di impugnarlo con una certa sicurezza. È una cosa che ho notato immediatamente, che la strumentazione è davvero molto ben visibile. La visibilità è molto buona non solo perché il parabrezza è ampio, ma anche perché la linea di cintura non è troppo alta. Nonostante da fuori lo sembri, perché comunque l'aspetto è abbastanza sportivo, internamente i finestrini fanno entrare molta luce, compresi questi deflettori. Il cambio è un cambio manuale a 5 marce, leva facile da raggiungere, cambio veloce negli innesti, comodo e corto. Il disegno dei fari anteriori converge verso il centro, dove troviamo la V rovesciata, il tipico trapezio cromato che è proprio delle Nissan. Beh, devo dire che questa versione N-Sport effettivamente è molto divertente, ha un motore brillante, prende subito giri e quindi consente sicuramente di passare delle belle giornate a bordo e magari senza pensare tanto alla benzina che si consuma.
comandi sul volante, come sempre di qua, radio, volume e comando per cambiare le schermate del cruscotto. Di qua invece i comandi del cruise control, del limitatore di velocità, il telefono e l'attivazione dei comandi vocali. Anche questi sono per aumentare e diminuire la velocità oppure mettere in pausa il cruise control. Questo è il navigatore, qui abbiamo l'auto che si accende, quindi ci dice che abbiamo la porta aperta. Il display digitale centrale di norma, di default, mi visualizza la bussola, ma io con questi tasti posso andare a cambiare le videate e scegliere cosa ho sulla radio, i supporti alla guida, anche andare a verificare la pressione dei pneumatici. Gli avvisi eventuali, poi le impostazioni, come ho detto, da qui possiamo andare a attivare o disattivare diverse impostazioni. Le velocità, percorso, velocità media, eccetera, e anche l'economia del carburante. Possiamo andare a impostare un po' di parametri direttamente da qui senza dover passare dall'infotainment, dallo schermo centrale, scusate, dell'infotainment, che è questo. Andiamo sul menu, audio off, l'ho staccato perché in realtà si sente subito. Pensarci troppo non fa bene. Qui abbiamo l'impianto Bose e si sente. Possiamo passare anche alla mappa direttamente dalla visualizzazione giorno alla visualizzazione notte e viceversa. Abbiamo anche la possibilità di visualizzare con schermate, anzi scusate, con scale, quindi zoom diversi da questo rotore, e come vedete anche il sistema di infotainment qui ha diversi tasti fisici. Audio, torniamo, e dalle razze del volante possiamo cambiare le stazioni. Adesso qui abbiamo poche stazioni memorizzate. I comandi del climatizzatore tutti fisici, qui c'è il tasto per accendere la macchina e qui il cambio manuale. Poi abbiamo il tradizionale freno a mano. Qualsiasi sia la videata attiva in quel momento, con il tasto impostazioni noi possiamo andare a settare i parametri iniziali della macchina, del telefono, ad esempio dell'orologio, eccetera. Questo è il tasto per tornare indietro. Vediamo i singoli menu. Addirittura possiamo anche dettare i messaggi di testo, vedere la rubrica telefonica, la cronologia delle chiamate. Con audio possiamo andare a selezionare la sorgente AM, FM per la radio oppure DAB, l'audio Bluetooth se io ho collegato il telefono. Ma qui abbiamo ancora, vediamo se riesco a farvelo vedere, la presa AUX che è qua dietro, ma non riesco a mostrarvela. Eccola qua, ci siamo arrivati. Cioè io posso con il cavetto jack audio normale collegare una nuova sorgente, che potrebbe essere addirittura un mangiacassette vecchio, un lettore di CD vecchio, eccetera. Quindi questa cosa può rivelarsi molto comoda. Abbiamo una partenza da fermo e il motore risponde molto bene. Il nostro giro sulla nuova Nissan Micra N Sport è finito, spero vi sia piaciuto, nel qual caso mettete un like e magari iscrivetevi al canale. Ciao e buoni chilometri a tutti!